per 5 minuti abbondanti. Ed ora il Padova appunto sembra aver riconquistato il tetto. Vediamo Maniero, gol, gol, gol di Maniero, gol, il Padova in vantaggio, il Padova in vantaggio. C'è stato un cross dalla destra, ci era sembrato di Balleri, Balleri che aveva crossato il pallone, aveva pescato Maniero in perfetta solitudine. Recupera palla Fontolan, cross di questi alla ricerca della testa di Del Vecchio, respinge la difesa a Patavina, ripartono i padroni di casa con Orlandini, ancora Orlandini sulla palla, tiro di Orlandini, gol, gol di Orlandini, gol di Orlandini. Grave infortunio di Bonaiuti, comunque ci era sembrato. Tutto questo mentre siamo al 20° di gioco, carissimi amici, l'Inter ha pareggiato. Vediamo che Pagliuca viene addirittura in avanti. Questo intanto è Bianchi che viene fermato con un ottimo tempismo da parte di Lalas, e poi dalla parte opposta il guardaline segnala la posizione di fuorigioco di Calderisi. Posizione già battuta comunque da parte dell'Inter, ancora una volta viene in avanti Pagliuca, lungo il lancio del portiere, colpo di testa di Bianchi, ancora una volta esce perentoriamente dalla sua area Franceschetti a liberare la minaccia. Questi è Berti, scambia con Festa, tutta l'Inter è protesa in attacco, tutto il Padova è in difesa, quindi si giocano gli sgoccioli della partita, sicuramente da recuperare un paio di minuti. Parte il calcio d'angolo di Ruben Sosa, tiro di testa, rete, rete, rete di Del Vecchio, rete di Del Vecchio al 46° di gioco, carissimi amici. Del Vecchio ha portato a 2 le segnature per la sua squadra, quindi al 46° minuto di gioco del secondo tempo. Ecco, rivediamo lo stacco perfetto di Del Vecchio e l'esultanza della tribuna d'onore milanista interista. Quindi al 46° di gioco, Inter 2 Padova 1. Incredibile questa situazione che si è creata nel periodo di recupero appunto della partita Inter-Padova. Ecco, con il 2-1 dell'Inter, con questo bellissimo gol di Del Vecchio, ci ritroviamo quindi con il finale di Genova, con il Genova vincitore sul Torino per 1-0. Ci troviamo allo spareggio praticamente dell'ultima posizione rimasta nel campionato di Serie A fra Genova e Padova. Quindi mancano soltanto forse qualche secondo, 1 o 2, prima che l'arbitro dia il finale, per cui dovremmo essere quasi alla fine di questo campionato con lo spareggio fra Padova e Genova. Ecco, intanto vediamo una conclusione, tentativo di conclusione di Calderisi, davvero drammatico il finale, perentorio comunque lo stacco aereo di Del Vecchio. Ecco, vediamo in area Fontana, tiro di Fontana, non riesce ad intervenire Lalas, non riesce ad intervenire Coppola proprio dinanzi a lui, e probabilmente sfuma l'ultima possibilità del Padova per conquistare il pareggio. Davvero al cardiopalma gli ultimi minuti della gara, siamo al 47esimo, ora al 48esimo di gioco. Beh, era prevedibile che l'arbitro Collina facesse recuperare qualche minuto. Intanto vediamo che si assiste a una rimessa laterale in favore del Padova. Dell'Anno si attarda a consegnare la sfera ai giocatori del Padova, e vediamo che Calderisi viene espulso, giustamente. Calderisi che continuava a lamentarsi, quindi Calderisi viene espulso dall'arbitro Collina.